lo so, ma non ho... Ma tu non vuoi cantare con noi? Tu vedrai, cioè, vieni, vieni, cara, vieni. Oh, mi farà una via. Corrado. Allora, c'è... Ma questo è il mio di qualcun altro? Se avete una Bibbia, leggiamo in Romani 8. Bello, bellissimo. Dove vieni, Romani 8, Romani 8, 31. Romani 8 dal verso... Dal verso... 31. Romani 8, 31. Troppo bello. Che diremo dunque? Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Amen. Egli non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio ed intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno e siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E io, dice, sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il nostro Signore. Quando noi realizziamo questo nella nostra vita ci rendiamo conto che non c'è niente, niente al mondo, e non c'è niente che possa succedere, che possa accadere, che ci potrà mai separare dall'amore di Dio. Questa è la cosa più straordinaria che noi possiamo sperimentare nella nostra vita. Quando succedono delle cose che a volte noi non capiamo, quando succedono delle cose che a volte noi non ci aspettiamo, la prima domanda qual è che ci facciamo? Signore, ma dove sei? Signore, perché proprio a me? No? Signore, ma perché hai permesso questa cosa? A volte noi non ci rendiamo conto che quando succedono determinate cose ci portano in una strada dove non c'è dubbio, a volte la sofferenza è qualcosa che sta davanti a noi. Ma proprio in quei momenti, proprio in quei momenti noi ci rendiamo conto che Lui non ci abbandonerà mai, che Lui sarà con noi. Ci sono situazioni che devono accadere nella nostra vita. La cosa più straordinaria che noi possiamo realizzare è che proprio in mezzo alle prove, in mezzo alla tempesta, in mezzo a qualunque cosa che stiamo vivendo, Lui è con noi e non ci lascia mai. E ci sono cose a volte che noi possiamo imparare soltanto attraversando determinate cose nella nostra vita. Ed è proprio in quel momento che la nostra vita poi acquista un significato diverso, la nostra relazione con Lui acquista un significato diverso e cominciamo ad apprezzare molto di più la Sua grazia nella nostra vita. Niente, nessuna cosa potrà mai separarci dal Suo amore. Noi siamo talmente uniti, talmente stretti, noi siamo letteralmente, come piace dire a me, noi siamo mescolati con Gesù. Amen.
e niente potrà separarci, niente. Vivere con Gesù non significa non avere problemi. Vivere con Gesù significa avere la certezza che Lui sarà sempre con noi. Lui non ci ha promesso che sarebbe stato facile, però ci ha promesso che sarebbe stato possibile. Con Lui ogni cosa è possibile. Con Lui ogni cosa è possibile. Alleluia, Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera, grazie per questo tempo insieme, grazie per questa casa, grazie per l'accoglienza, grazie per il tuo amore, grazie per ogni persona che è qui, grazie perché tu parlerai ai nostri cuori, grazie perché tu andrai in profondità nelle nostre vite, grazie perché non ha a che fare con quanto tempo stiamo a pregare, Padre. Grazie perché tu rendi qualitativo e ci porti in profondità anche nel tempo, anche in breve tempo. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu ci ami, ti ringraziamo per come tu ci coccoli questa sera, per come tu ci dai le tue carezze, i tuoi baci, per come ci abbracci. Grazie per come ci fai sentire il tuo amore, papà. Ti ringraziamo con tutto il cuore. Grazie, Padre, per il tuo amore immenso. Grazie perché hai cambiato la nostra vita, hai trasformato il nostro cuore, grazie perché siamo soltanto all'inizio, grazie per tutto quello che hai preparato e che farai nella nostra vita. Alleluia. La tua grazia mi basta, il tuo amore traborda dal mio cuore. La tua gloria risplende, mi trasforma e mi cambia, voglio stare con te. Non potrò mai ricambiare, non potrò mai ricambiare quello che hai fatto. Posso soltanto adorarti e dare la vita mia per te. Il desiderio del cuore mio è fare la tua volontà. Da tua
passione mi avvolge, è per me così dolce, voglio stare con te. Gioia in abbondanza, gioia in abbondanza, c'è nella tua presenza, pace a sazietà. Voglio stare con te. Gioia in abbondanza, c'è nella tua presenza, pace a sazietà. Yeah.
meraviglioso sei, meraviglioso. Nessuno è come te, meraviglioso Gesù, nessuno è come te.
cadere le scaglie dai nostri occhi, grazie perché rimuovi il velo dai nostri occhi, grazie per la tua opera, Spirito Santo, grazie perché ci fai vedere come tu ci vedi. Il tuo amore.
mai ci separerà dal suo amore immenso, grande e soprattutto incondizionato. Grazie con tutto il cuore, Padre, grazie per questa sera. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Alleluia! Corrado, Gueno, dobbiamo chiudere con questa perché non mi devo fare. Se Mary ci dà un po' della sua voce, perché ce ne vuole un poco, ma deve fare due note di fammi volare, ti prego. Allora, io ti ho piantato il frigo. Ricca, che cantare con noi, Meruzza. No, veramente. Dai! Qual è? Fammi volare, tu fammi volare, Signore, fammi volare, insieme a te. Tu vedrai.
Noi vedremo cose bellissime e meravigliose. Alleluia. È così. È così. Volevo farvi, volevo semplicemente leggere qualche cosa brevemente prima di terminare. Nella lettera ai Galati volevo lasciarvi con una certezza nel vostro cuore. Come? Ok. Galati 4. Dal verso 4 in poi. Santo Google. Ma come facevamo prima senza? Senza il santo. Galati 4, versetto 4 dice così: ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna e nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio. Amen. Alleluia. E se sei figlio sei anche erede per la grazia di Dio. Alleluia. Lo puoi dire per favore? Io non sono più schiavo. Io non sono schiava. Più schiava. Non sono più una serva. Non sono più una serva. Io sono un figlio. Sono figlio. Figlia tua, padre. Ah, figlia no. Tua. Si dice a Catania, a te pare picca? No, ti pare picca? La Bibbia dice che siamo figli, ok? Però parla qua una delle cose che a volte ci fa andare un po' in confusione. E dice qua al versetto prima, dice che siamo stati adottati. No? Siamo stati adottati. Abbiamo ricevuto l'adozione a figli, quindi siamo stati adottati e non siamo più servi, ma siamo figli. Ora vorrei spiegarvi molto brevemente che cosa significa questo concetto dell'adozione, perché a volte noi quando leggiamo la Bibbia, uno dei nostri problemi più grandi è che leggiamo la Bibbia e la interpretiamo con la nostra cultura. Ah, è tu? Mi sentivo? È il figlio a chiamare. Lo abbiamo chiamato il figlio che ti chiama. E una delle cose, ad esempio, che è uno degli errori più grandi che noi facciamo, seguitemi in questo, è che noi leggiamo la Bibbia, che ha una cultura medio orientale, ok? La leggiamo e la interpretiamo con una cultura greca. Noi veniamo da una cultura greca. L'Occidente in genere viene da una cultura, è influenzato da una cultura greca, che non è la cultura medio orientale. Quindi leggiamo un testo che è impregnato di quella cultura e lo interpretiamo con una cultura diversa. E quindi molto spesso noi leggiamo e interpretiamo male. Leggiamo bene, ma interpretiamo male. Uno di questi, ad esempio, è il concetto dell'adozione. Quando noi sentiamo e leggiamo il fatto che siamo stati adottati, la prima cosa che ci viene in mente cos'è? È il concetto di adozione che noi abbiamo. È chiaro o no? Il concetto di adozione qual è? La prima cosa che noi pensiamo è i bambini del terzo mondo, no? Dei paesi poveri, orfani, o che hanno tanti problemi, tante problematiche, che vengono praticamente adottati da una famiglia, magari. Allora questo leggendo, mi dà la sensazione di un'adozione. Sì, però quando noi leggiamo la parola adozione, noi non ci rendiamo conto di cosa sta parlando in realtà. Chi scrive è un ebreo, è un giudeo, Paolo, no? Quindi se noi non capiamo quello che lui sta scrivendo, noi lo interpretiamo male. E quindi il concetto qual è?
Quando noi leggiamo la parola figli, adozione a figli, noi in un modo o in un altro ci sentiamo sì figli, però adottati. Ma non è lo stesso, cioè quando noi vediamo un bambino adottato, noi diciamo sì è figlio, ha il nome, ha tutti i diritti, entra nello stato di famiglia, ma non ha lo stesso sangue che scorre nelle vene, è vero o no? Sì. Quindi lo chiama il padre adottivo papà, la madre adottiva la chiama mamma, ma in realtà i genitori biologici sono da un'altra parte. E quindi quando noi leggiamo il concetto dell'adozione, oggi ci sono molte persone che dicono sì, io sono figlio, però mi sento sempre... Sono stato adottato, sono entrato, ma non c'è mai quel senso vero di appartenenza e di identità. Chi può lo piccirito? L'adottato poi cerca, poi l'adottato cerca il vero padre biologico. Che cerca? Lo piccirdaschi? Una matita la vuole? Questa, gli avevamo dato un'altra e ha rotto la penna. Beh, lui non sapeva che c'era l'altra. E quindi il concetto di adozione da un lato ci fa ringraziare, no? Perché noi eravamo lontani, noi eravamo nemici di Dio, noi eravamo ribelli, noi eravamo totalmente avversi, noi eravamo con una mentalità. Dio nella sua grazia e nella sua misericordia ci ha adottato, ci ha fatto entrare nella sua famiglia, ma il sangue chiama, e quindi la mia vecchia natura mi chiama, il mio vecchio padre, cioè c'è sempre in un modo o in un altro dentro le persone che non hanno una rivelazione, si sentono sempre quasi degli ospiti, mai pienamente suoi. Allora Paolo parla dell'adozione, no? E quando noi andiamo a leggere, noi dobbiamo capire di che cosa sta parlando Paolo. Cos'era l'adozione di cui Paolo parla? Paolo qua sta parlando, se andate a leggere tutto il capitolo 3 e poi l'inizio del capitolo 4, capirete quello che vi sto dicendo. Lui sta parlando di qualcosa che accadeva nelle famiglie ebraiche e giudee, nella famiglia ortodossa, quindi nelle famiglie quelle che erano molto attaccate alla legge, quindi alla religione del loro popolo. Cosa succedeva? Il padre prendeva il maschio, il primo maschio nato in casa, e all'età di 7 anni lo metteva fuori di casa e lo affidava ad un tutore. Lo affidava ad un tutore. Questo tutore o questo precettore cosa faceva? Per 5 anni praticamente lo faceva uscire da casa e venivano inseriti in una scuola. E per 5 anni gli veniva insegnata tutta la legge di Mosè e imparavano a memoria i primi 5 libri. Parliamo di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Per 5 anni venivano indottrinati e massacrati nel cervello e gli facevano lezione dopo lezione e uscivano praticamente con tutta la legge di Mosè a memoria nella testa. Questo succedeva per 5 anni. Nel momento in cui il bambino faceva 12 anni, tra i 12 e i 13 anni, c'era una festa che fanno ancora tuttora, ma che ha perso un pochettino la caratteristica di un tempo, una festa che si chiama Bar Mitzvah, che significa in ebraico figlio del comandamento. Ok? E cosa succedeva in questa festa? In questa festa si celebrava il fatto che il figlio avesse raggiunto la maggiore età. Nella cultura ebraica si diventa maggiorenni a 12 anni, tra i 12 e i 13 anni.
e all'età di 12-13 anni il bambino diventa maggiorenne. Ascoltatemi. Nel momento in cui si fa questa festa, il padre celebra la maggiore età del figlio e usa questa dichiarazione: oggi noi adottiamo un uomo in casa nostra. E nel momento in cui il figlio ritornava a casa da maggiorenne, quel ritorno a casa veniva chiamato adozione. L'adozione non è far entrare qualcuno estraneo. L'adozione è far entrare qualcuno che il padre aveva messo nelle mani di precettori, di insegnanti, e che dopo 5 anni sarebbe ritornato a casa. Attenzione, quando il bambino era a casa, prima di uscire da casa, lui aveva l'autorità e l'obbligo di chiamare suo padre Abba. Nel momento in cui il bambino maggiorenne ritornava a casa, a 12-13 anni, non poteva più chiamarlo Abba, lo doveva chiamare padre. Dio ha mandato il suo spirito nei nostri cuori, lo spirito di suo figlio nei nostri cuori, affinché noi gridiamo Abba, padre. Significa, la parola Abba, che significa sorgente, è indicativo di qualcosa di bellissimo nel cuore dei bambini. Cioè i bambini, fin quando non uscivano da casa, potevano avere un atteggiamento del quasi, a volte anche del, non di ribellione, ma potevano discutere, no? Se il papà gli diceva di fare una cosa, i bambini potevano anche decidere di non fare, perché erano piccoli, no? Fino all'età di 7-8 anni. E lo chiamavano Abba. Quindi potevano mettere in discussione la volontà del padre. Nel momento in cui il figlio maggiorenne ritornava a casa e non poteva più chiamarlo Abba, ma deve chiamarlo padre, da quel momento in poi che entra in casa, lui dice: tu sei mio padre e la tua volontà deve essere fatta nella mia vita. Vi ricordate cosa disse Gesù nel giardino del Getsemani, quando si buttò a terra? Abba, se è possibile, allontana da me questo bicchiere, allontana da me questo calice, però padre, non sia fatta la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Comprendete? Mentre oggi noi possiamo utilizzare questa espressione nei nostri cuori. La parola Abba ha a che fare con un rapporto intimo e personale che noi abbiamo con il padre. Lo possiamo chiamare Abba, lo chiamiamo papà, no? È un vezzeggiativo, ma ha un significato molto profondo. Significa letteralmente, la parola Abba, l'appellativo Abba, significa: tu sei la mia sorgente, tu sei la fonte di ogni bene nella mia vita. La parola padre significa invece copertura, significa protezione, significa direzione. Ok? La parola Abba ha a che fare con il bambino piccolo, la parola padre ha a che fare con il figlio maturo che comprende la volontà del padre e la fa. Per concludere, quando noi parliamo di adozione, quello che dice Paolo ci rivela qualcosa di meraviglioso. Noi non siamo mai stati creature di Dio. Siamo sempre stati figli suoi, lontani da casa. E quando siamo tornati a casa siamo stati adottati. Ma non perché eravamo estranei, ma perché abbiamo avuto un tempo dove dovevamo imparare determinate cose nel mondo, come dice Paolo all'inizio del capitolo 4. Dice: dico ancora, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal padre.
Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato da donna, sotto la legge, e ci ha adottati. Non siamo stati adottati come estranei. In realtà il concetto di redenzione, quando parliamo noi, quando diciamo noi siamo stati redenti, noi siamo stati riscattati, la parola redenzione, la parola riscatto, significa letteralmente che Dio si è ripreso ciò che era suo sin dal principio. La parola redenti significa ritornati al legittimo proprietario. Noi siamo stati riscattati, significa che siamo sempre appartenuti a Lui, ma eravamo schiavi, eravamo in gabbia, eravamo nel legame, il nemico ci aveva preso in giro. Ma attraverso il sangue di Gesù noi siamo letteralmente ritornati a casa. Siamo stati adottati, non più come fanciulli, ma come figli maturi. E questo per noi è importante comprenderlo, perché l'adozione non ci fa sentire estranei. L'adozione in realtà è esattamente l'opposto. L'adozione ci fa sentire sono ritornato al luogo dove sono sempre, al quale ho sempre, del quale ho sempre fatto parte. Io appartenevo a questo luogo. Non so se avete mai sentito questa sensazione quando state nella presenza di Dio, quando sentite la sua pace, dite mi sento a casa. Questo è il luogo che ho sempre desiderato, quello di cui ho sempre avuto bisogno e che non riuscivo a trovare, no? Quando senti proprio la presenza di Dio, dice è casa mia, ma non è come qualcosa, non è come qualcosa di nuovo, e dice è qualcosa che il mio cuore ha sempre bramato e non riuscivo a trovarlo, non sapevo che strada prendere, e quando l'ho sperimentato dico ecco, questa è casa. Questa è casa, perché? Perché lo spirito è ritornato al proprietario. Siamo ritornati nelle mani di colui che ci ha creati. Quindi l'adozione non ha a che fare con non siamo stranieri che abbiamo cambiato nome. Noi siamo ritornati. Questa è la misericordia e la meraviglia di avere scoperto che appartenevamo già a Lui, esatto. E Lui ci è venuto a riprendere. Questa è la grazia e la meraviglia della scoperta. E tu sai che appartiene a Lui. È così. No, no, perché ci sono là. Mi sembra nessuno. No, sono qua dentro. C'è Giotto, ci sono i colori. Oh, bene, io sì, sì, qua sopra. Come? È così in realtà. In realtà il figlio il prodigo è Adamo che torna a casa, è il primo Adamo che torna a casa. È il primo Adamo che torna a casa attraverso l'intervento del fratello maggiore, che è Gesù, che è Gesù, il primogenito di molti fratelli. In realtà la parabola del figlio il prodigo è un parallelismo tra Gesù e Adamo. C'è un... Mamma, c'è una mamma che chiama. C'è una mamma che chiama. E quindi Gesù quando parla del figlio il prodigo, in realtà, quando parla del fratello maggiore, lui sta in realtà attirando l'attenzione dei farisei. E lui stava dicendo ai farisei, voi siete il fratello maggiore che dovrebbe uscire di casa e andarsi a prendere il fratello minore, che sono i pubblicani e i peccatori, no? Di Luca 15. Ma in realtà quando lui parla di quella parabola, il fratello maggiore che rimane a casa, in realtà poi lui rappresenta quel fratello maggiore che non è rimasto a casa, ma che ha lasciato la casa del padre per andare tra i porci e tra i maiali a prendersi il fratello minore. Quindi c'è tutto un parallelismo molto bello, perché
il fratello minore è Adamo, che se n'è andato dall'Eden, no? E che quindi non aveva più alcuna speranza. Ma la cosa bella è che il padre ha lasciato la porta aperta. E quindi il fratello più piccolo è ritornato a casa in realtà col fratello maggiore, non da solo. Ed è meraviglioso, perché questo ci parla della misericordia del padre. C'è poco da fare. Il concetto che vorrei lasciarvi stasera è: tu sei sempre appartenuto a lui. E nel tempo dell'ignoranza non lo sapevi, ma noi siamo sempre appartenuti a lui. Lui si è venuto a riprendere qualcosa che è suo. Per riprendere il concetto dei fratello maggiore, quando si parla della redenzione, del riscatto, no? Siamo stati redenti, siamo stati riscossi. Da dove viene questa parola? È un aspetto commerciale e legale, in realtà non è una parola religiosa. Praticamente, quando qualcuno diventava povero e cadeva in disgrazia, vendeva le cose più preziose che aveva. A quel tempo la cosa più preziosa che aveva era il terreno. Quando il terreno non bastava a pagare i debiti, addirittura il padrone di casa poteva vendere i figli come schiavi, se no li uccidevano, no? Quindi per mantenerli in vita li vendeva. Alcune volte vendeva se stesso pure la moglie, come coppia, da padroni terrieri si ritrovavano a essere servi di colui al quale dovevano pagare i loro debiti. Cosa succedeva? Che c'era un termine stabilito nel quale le persone potevano essere, tra virgolette, povere. C'è tutto un aspetto molto bello della cultura ebraica. Quando finiva il termine, dove praticamente arrivato a un certo punto, questo terreno doveva passare nelle mani di qualcun altro, che la persona che aveva i debiti non riusciva a riprendersi il terreno, quindi doveva cederlo. C'era il diritto di prelazione, cioè il diritto per comprare questo terreno, la prima persona che aveva il diritto di comprare questo terreno era in realtà il fratello maggiore. Quindi il fratello maggiore poteva intervenire a favore del fratello minore e comprare la terra e comprare i nipoti, comprare il fratello e riportarli letteralmente al vecchio proprietario. Cioè il fratello comprava la terra e la restituiva a suo fratello, no? E quando noi vediamo questo ci rendiamo conto del concetto di redenzione, perché il nostro fratello maggiore è colui che ha pagato, non con da sacchetta come si suole dire, la moneta che ha versato scorreva nelle sue vene, del suo sangue, e col suo sangue lui ha comprato ciò che noi non potevamo più riprenderci. La parola redenzione significa questo: ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo, ma che hai perso per un certo tempo. E questo, quando parliamo di noi, quando vediamo questo applicato a noi, quindi alla nostra vita, ci rendiamo conto che siamo sempre stati suoi. Siamo sempre appartenuti a lui e non lo sapevamo. Quindi non ritornare a quel discorso, non siete più schiavi, no? Eravate diventati schiavi perché vi eravate indebitati così tanto e non avevate come pagare i vostri debiti. Siete stati comprati a caro prezzo, dice Paolo, con il prezioso sangue di Cristo, e non appartenete più a voi stessi. Siamo stati comprati, siamo ritornati al legittimo proprietario, ma non come merce straniera, ma come figli. Siamo ritornati a casa. E il padre ha celebrato con una grande festa dicendo: abbiamo adottato un uomo, abbiamo adottato qualcuno che ha capito e che ha compreso e che ritorna a casa nostra.
bellissimo. Quando studi, quando leggi la Bibbia con la cultura giusta, con la cultura appropriata, è un altro mondo. È un altro mondo perché... Sì, perché ti rendi conto che alla fine è là, cioè lui ti ha sempre amato, punto. Lui ti ha sempre voluto, ti ha sempre desiderato, ti ha sempre, ha sempre cercato di dire sono qui, qualche miracolo, qualcosa che accadeva nella nostra vita. Infatti poi quando ritorniamo a casa, il padre ci ricorda, ma tu guardi da volta che io era. Ricordi quella volta quando succedeva? Io ero. E tu non sentivi, tu non volevi sentire. Alleluia. Lui è buono. Lui è buono. C'è poco da fare. Ricorda che 23 siamo così. Ci sono tutti. Il 23 dicembre, cioè giovedì alle giovedì sera alle 20 siamo su Zoom e ci salutiamo, ci facciamo gli auguri. Una buona serata a tutti quanti.